Pensate un attimo a una spesa che può condizionare una buona parte della vostra vita, ok? A me ne viene in mente immediatamente una. Vediamo se è la stessa. Sì, proprio lui, il mutuo. Eh sì, perché comprare una casa a rate non è solo un impegno nell'immediato, ma è una decisione da prendere a lunghissimo termine e con un po' di sana educazione finanziaria la scelta può essere più facile. La prima domanda che ti fanno tutti quando provi a parlare di mutuo è sempre la stessa: fisso o variabile? Prof, dacci una mano, che differenza c'è tra tasso fisso e tasso variabile? I finanziamenti per l'acquisto dell'abitazione possono essere a tasso fisso o a tasso variabile. Nel primo caso il tasso viene determinato nel giorno della stipula del finanziamento e rimane fisso per l'intera durata del periodo. Nel caso del tasso variabile, questo viene rideterminato per ogni rata secondo i tassi di mercato del momento. Molto bene, una cosa intanto l'abbiamo immagazzinata. Il tasso fisso ci lascia senza pensieri o sorprese. Il tasso variabile è più per cuori forti. Vuoi avere la possibilità di una rata più bassa? Allora corri anche il rischio di averne una più alta. Ma sia chiaro, nessuna scelta per il momento è ancora irreversibile. Prof, tranquillizzaci tu, se dovessimo sbagliare è tutto perduto? Il tasso può essere sempre trasformato da fisso a variabile o viceversa, dal momento che è consentito di trasferire il finanziamento a un'altra banca, quindi rinegoziando e rideterminando tutte le condizioni del prestito, mantenendo l'iniziale iscrizione ipotecaria sull'immobile. Ora forse voi direte, ma perché tutta questa preoccupazione? Dal luglio del 2022 i rialzi al costo del denaro avviati dalla Banca Centrale hanno fatto più che triplicare i costi di finanziamento e solo nello scorso giugno abbiamo assistito al primo taglio. In 2 anni circa le rate dei vecchi mutui a tasso variabile sono cresciute fino al 78% in più. Secondo i dati Fabi, a partire da luglio 2022 i nuovi mutui sono passati da un interesse medio di circa l'1,8% anche fino a oltre il 6% con le rate mensili. Ma ora mettiamo da parte l'ansia, torniamo a parlare di futuro e di giovani e andiamo dal prof. Qual è la durata ideale per un mutuo che deve accendere un giovane? È sempre consigliabile richiedere la massima durata possibile, dal momento che in tal modo si otterrà una rata periodica inferiore, rimanendo così a disposizione del denaro per investimenti più profittevoli. Inoltre, sarà sempre possibile richiedere l'estinzione anticipata del mutuo qualora lo si desideri. Insomma, abbiamo sognato, abbiamo trepidato e progettato il futuro. Crescere significa anche questo, la scelta del mutuo ti cambia la vita e noi siamo pronti a decidere e magari poi anche a cambiare.